Un caldo allucinante, ma siamo qua a fare l'unboxing del mio ultimo ordine di Revolution. È stato un ordine in previsione delle vacanze e di quello che mi separa dalla partenza e in previsione anche per portarmi via qualcosina. Allora, questi sono veramente spaziali. I crostoni che all'inizio pensavo fossero molto più piccanti, perché poi peperone dolce, peperoncino leggermente piccanti, invece sono ottimi e devo ammettere che li ho anche mangiati con un velo di confettura sopra o di crema alla nocciola e sono ottimi. Non vi schifate, ma io faccio questi abbinamenti dolci e salati che secondo me sono ottimi, ma non sono particolarmente salati, quindi si prestano benissimo anche all'abbinamento dolce. Ne ho prese due confezioni sperando che stiano anche in valigia, ma nel caso li lasceremo a casa. Poi ho preso le fettuccine Slendier perché sono un pochino più compatte con la scatolina, spero che non verranno devastate dal viaggio in valigia e sono veramente ottime, le avevo già provate e devo dire con l'abbinamento anche della feta, dei pomodorini, sono veramente ottimi, si prestano a tutto. Poi i miei immancabili chetoni esogeni per la colazione che ultimamente ammetto che io ci metto dentro anche mezzo cucchiaino di caffè solubile, ma anche senza, ti danno una carica mattutina che la caffeina del caffè è veramente non paragonabile, quindi ne ho prese due confezioni che sono anche abbastanza, possono tranquillamente, si appiattiscono, quindi perfetti. Ho preso gusti misti dei Bolero, anche questi da portarmi via per bere. Ho fatto un po' una cernita, soprattutto a me piacciono i gusti un po' fruttati, soprattutto in estate, si sono suicidati, ma va bene. E quindi qua c'è proprio lemon tonic e lime, però dentro ho fatto proprio un assortimento di gusti vari. Sono un po' poracci, mi avranno odiato nel momento in cui una bustina di un gusto, una bustina dell'altro, però ottimi. Ho voluto provare questo giro, l'altra volta avevo provato gli gnocchi, quelli nuovi al pomodoro, questo giro ho preso due confezioni degli gnocchi normali e questi non aspetteremo le vacanze perché secondo me arrivano devastati in valigia, come trattano le valigie e quindi li proveremo già stasera, farò una bella ricettina. Dopodiché ho preso questi panini anche qua per il viaggio, quindi la Revo focaccina glutenero che anche questo si presta proprio nella mono porzione con questo sacchetto, si presta molto bene anche ai viaggi, quindi per l'aereo, per l'aeroporto me li porterò via. Ho preso i miei immancabili biscotti. Io ovviamente sono amante del cocco e del cioccolato, quindi ho preso entrambe le versioni, sia al cocco che al cioccolato. Questi per la merenda, per la colazione, sono veramente ottimi. Ho preso ancora l'eritritolo a velo perché io non lo utilizzo per le ricette, ma lo utilizzo proprio per il caffè o comunque anche per le bevande perché è veramente solubile, quindi perfetto. Ultimo, ho preso questi Revo Muesli di nuovo. Non so, avevo già postato qualche ricettina, ma ero molto scettica all'inizio, devo ammetterlo, ma quando li ho aperti ho scoperto un mondo perché dentro ci sono nocciole, mandorle, ci sono dei biscottini ricoperti di cioccolato, c'è proprio delle gocciole di cioccolato, c'è il cocco grattugiato. Veramente una meraviglia, lo metto, io ammetto, lo mangio anche così direttamente a cucchiaio, ma nello yogurt greco è ottimo.
Questa è la mia mini unboxing per il mese di luglio. E se vi è piaciuto il video, mettete like, iscrivetevi al mio canale e se volete anche voi acquistare su revolution03.net potete utilizzare il mio codice sconto che è SILVIAME, ve lo lascio anche giù nei commenti in modo tale da avere lo sconto per i vostri ordini.